Esperti provenienti da diverse parti d'Italia e specialisti oncologici di tutta la Calabria si sono ritrovati a Catanzaro Lido per un incontro sul tema dell'oncologia medica. In 3 giorni di workshop hanno illustrato e discusso le nuove evidenze scientifiche per i tumori di mammella e cutanei, del polmone, dell'urooncologia, delle neoplasie gastroenteriche e della ginecologia oncologica. Comune denominatore delle dissertazioni sono state le terapie immunologiche. Immunoterapia vuol dire attivare un meccanismo che è presente in tutti noi, ma in quel momento non sta funzionando abbastanza, ma che può reagire contro il tumore, riconoscerlo come estraneo, aggredirlo e ridurne l'attività fino anche a volte a farlo sparire. Questo è quello che fa l'immunoterapia con i cosiddetti immuno checkpoint inhibitor, così si chiamano. Sono nuovi farmaci per i quali l'inventore, alcuni anni fa, ha preso il premio Nobel. E quindi questo dimostra l'importanza di questa innovazione. Il principale su cui si sta muovendo l'oncologia adesso è la cosiddetta medicina di precisione. Cosa significa? Significa che abbiamo la possibilità di inserire dei farmaci, di dare dei farmaci non più in maniera indiscriminata, ma specificatamente su quelle che sono le alterazioni molecolari del paziente. E questo è un grosso vantaggio. Fondamentalmente la scoperta del fatto che noi possiamo con il sistema immunitario combattere i tumori che si formano all'interno, dei nostri organi, con l'utilizzo di farmaci che sono in grado di risvegliare, il sistema immunitario per aggredire questi tumori, è stato proprio il cambiamento che da 10 anni si sta vedendo nell'oncologia e che mano a mano si stanno verificando, più l'utilizzo di questi farmaci in diversi setting, non solo nella malattia metastatica, ma anche l'utilizzo di questi farmaci come trattamento preventivo dopo un intervento chirurgico.